Monorchio e Salerno hanno proposto, e ci spiegheranno, una loro idea su come affrontare il secondo indispensabile problema da affrontare, che è quello del rapporto debito pubblico-PIL, ammesso e non concesso che l'altro problema, quello di azzerare il deficit, sia stato raggiunto con i provvedimenti. Naturalmente, quanto più si allarga lo spread, tanto più si allontana l'obiettivo, lo spread BTP Bund. E questo l'abbiamo scritto sia io che Giorgio che parecchi tra voi. Naturalmente la proposta che, come voi sapete, fino alla noia Guarino e anche io abbiamo portato avanti, e anche la proposta di Capaldo, che ci ha onorato della sua presenza e che quindi, se vuole, può portare avanti, è stata accantonata, per certi versi non va avanti, non sto a dirvi i motivi. E quindi, quando ho letto questa proposta e ne ho discusso con Monorchio, mi sono permesso di, come voi sapete, anche di fare da fan e da supporter dell'iniziativa, e sono stato ospitato da Panorama Economy. Ma a parte, direi, questo riferimento personale, ritengo che qualsiasi proposta che venga avanzata in questo campo, dato l'urgenza del problema, debba essere presa in seria considerazione. Adesso Monorchio ci introdurrà sul tema e Salerno farà il resto, salvo che Giorgio non voglia dire due parole. Voglio ringraziare tutti i presenti. Questa è la ripresa del Cenacolo mensile della Fondazione ed è un parterre de roi, per così dire, che abbiamo, siamo molto grati. E io interverrò più tardi su tutto il problema dell'euro, dopo aver dato occasione a esporre questa idea molto stimolante e anche molto difficile da capire. Io stesso faccio molto lieto di sentire, perché sono molti aspetti. Naturalmente voglio anticipare il mio pessimismo, stato d'animo sul problema dell'euro. C'è una frase di Machiavelli che voglio dare all'inizio di questa, che sta nel terzo capitolo del Principe di Machiavelli, il quale dice che nelle cose di Stato, dice Machiavelli, interviene, come dicono i fisici, dello etico. I fisici sono i medici e l'etico era il nome che si dava alla tisi, diciamo così. Come dicono i fisici dell'etico, che nel principio del suo male è facile a curare e difficile a conoscere, ma nel progresso del tempo, non l'avendo in principio conosciuta né medicata, diventa facile a conoscere e difficile a curare. Questo è. E c'è una frase di Tito Livio che dice: i mali di Roma sono troppo gravi per essere tollerati, ma anche per essere curati. Quindi quest'idea che dei problemi è un po' tardi per affrontarli. Quindi stiamo parlando, e questa è l'urgenza di questi temi, perché noi siamo in questa condizione, cioè siamo nella condizione di mali che sono stati diagnosticati troppo tardi e che quindi sono andati molto avanti, perché è chiaro che se noi avessimo affrontato il tema del debito 15 anni fa, 20 anni fa e così via, noi oggi avremmo una condizione ovviamente meno grave. Se improvvisamente ieri il Parlamento europeo ha deciso che la differenza fra il debito pubblico, il rapporto debito pubblico PIL di un paese, quando essa è superiore al 60%, il paese è impegnato a ridurla del 5% ogni anno, quindi a chiuderla. Questo significa che noi ogni anno, sulla carta, per i prossimi 20 anni, partendo dal 120, dovremmo ridurre il debito pubblico di 50 miliardi di euro. Farlo con la manovra ordinaria, cioè con l'attivo di bilancio, significa che il Paese muore ben prima di essere arrivato alla fine di questo percorso. Quindi noi siamo in una condizione di assoluta emergenza. L'Italia e l'Europa, per le condizioni del resto, se l'America dice all'Europa sbrigatevi perché qui sta saltando tutto, diventa una situazione. Quindi noi stiamo parlando di una condizione di assoluta emergenza dal punto di vista di un istituto centrale della vita europea, che è stata la moneta unica. La moneta unica, su cui tutti hanno contato, che era una grande cosa, un capolavoro e così via, oggi sta sul limite della rovina, e l'Italia è al centro di questo problema.
l'Italia è al centro di questo problema, perché tutti gli osservatori dicono che quando si dice l'Europa ha un grande problema, non si accenna al problema della Grecia, che tutti sanno essere un problema limitato, non si accenna al problema del Portogallo, forse si accenna al problema della Spagna, ma nella realtà si accenna al problema dell'Italia, cioè l'Italia è il problema della moneta e forse anche del sistema monetario internazionale. Quindi l'urgenza di ragionare sulle proposte che possano affrontare tempestivamente questa questione. Stamattina in sede di Ministero del Tesoro c'è stata una riunione sul tema della valorizzazione del patrimonio pubblico. Non so se qualcuno abbia avuto occasione di andarci o abbia avuto informazioni sull'esito di questa riunione, se durante il dibattito qualcuno può darci qualche elemento su quella che è la riflessione all'interno del governo, sarebbe molto interessante. Io voglio, insieme con Paolo, ringraziare moltissimo Salerno e Monocchio per aprire questa nostra discussione. Grazie.